Buongiorno. Sente il microfono? Si sente? Sì, da questa parte sì. Si sente. Devo stare tutta. Ecco, brava Andrea, grande idea. Buongiorno, benvenuti a tutti a questa presentazione assolutamente sui generis. Io sono Elisa, rappresento la casa editrice Spazio Interiore, che ha avuto il piacere di pubblicare non solo i libri del relatore qui presente, Andrea Panatta, Istruzioni per maghi erranti e Istruzioni per maghi erranti 2.0, nonché La via della forza, ossia cosa c'è di vero a livello energetico e spirituale nella saga di Star Wars. Ma questo non c'entra niente, perché oggi siamo qui per parlare di altro. Dei libri di William Samuel, un pensatore che non è più tra noi in forma fisica, ma rimane più che presente con i suoi insegnamenti, e che Andrea ci ha caldamente raccomandato. Poi, per chi non lo conosce, lo conoscerà durante la presentazione e potrà immaginare come ce l'ha raccomandato. Lo dovete pubblicare assolutamente, perché no, sei stato peggio, assolutamente peggio, perché ci sono dei libri che hanno un potenziale incredibile. William Samuel ne ha scritti molti, correggimi se sbaglio, in Italia li abbiamo pubblicati solo noi, perché sono libri che parlano al cuore direttamente. Di razionale non hanno nulla, perché bypassano la struttura razionale della mente per parlare direttamente al cuore, per rimetterci in una connessione profonda con noi stessi. E portano in maniera diversificata un messaggio che secondo noi è fondamentale in questo periodo, che può apparire ridicolo o a presa in giro detto così: la perfezione del momento presente, la gioia di scoprire chi sei. Oggi presentiamo l'ultimo libro, il più piccino nel formato e forse il più denso nei contenuti, che si intitola 2 più 2 uguale realtà, la gioia di scoprire chi sei. Parole queste sulla gioia di scoprire chi siamo, sulla perfezione del momento presente, adesso ricordati che adesso va sempre tutto bene, parole, come dicevo, che in questo momento storico possono sembrare una presa in giro. È un momento di paura per il futuro, dolore per il passato, di grandi difficoltà, dubbi, chi più ne ha più ne metta. Eppure noi siamo convinti che sia una crosta, come se avessimo di fronte una crostata croccante, forse un po' sbruciacchiata, ma che dentro racchiude uno dei sapori più belli, che è quello della vita. I libri di Samuel, contro la nostra volontà razionale, contro quella parte di noi stessi, quell'ego che, come dire, si nutre sin da piccolo degli insegnamenti: se qualcosa può andare male, lo farà. Se la vita è dolore, la vita è difficile, tutte queste cose che ci hanno insegnato, la colpa, il senso di colpa, il dovere per gli altri, tutto ciò che ci ha bloccato sin da piccoli, le letture, la lettura di William Samuel in qualche modo ci disincrosta, fa un po' effetto via Cal, se vogliamo. Questo è Andrea, che io di solito non parlo così, ma quando sto vicino a lui in qualche modo mi contagia. E, come dire, oggi Andrea ci parlerà sia del libro appena pubblicato e presentato, 2 più 2 uguale realtà, ma sia soprattutto di quello che è il pensiero di questo pensatore, che in qualche modo già appartiene a ognuno di noi. Non so se sbaglio nel dire che William Samuel non ci insegna nulla, ci aiuta a ricordare ciò che sappiamo e ciò che siamo. Vi ringrazio di essere qui, lascio la parola ad Andrea, ringrazio la presenza di Marina Pirulli, che è la traduttrice di tutti i libri di William Samuel, il quale in lingua originale scrive in una maniera molto particolare e non è affatto semplice da tradurre proprio a livello di essenza di contenuto. Le parole, questo lo dico, in italiano non esistono veri sinonimi, perché ogni parola ha una sfumatura e Samuel parla attraverso le sfumature, e Marina Pirulli ha svolto veramente un ottimo lavoro. Poiché ho la tendenza a parlare troppo, mi fermo qui, vi auguro un buon ascolto, lascio la parola ad Andrea, che ci farà da Virgilio in questo mondo meraviglioso del pensiero di William Samuel. Grazie ancora. E vabbè, la presentazione è finita, quindi ha detto tutto. Ma devo parlare con sto coso qua per forza? Cioè, se mi alzo in piedi e parlo mi sentite? Sì. Meglio il microfono? Ok. Meglio il microfono. Nient'altro? Con cappuccino, cornetto. Ciao, sì, ma vabbè, sempre lei. Dunque,
Vedo un sacco di facce giovani qua, come mai che state qua? Ragazzi, così, non avete niente da fare. La prima stanza vuota che ti ho trovato ci siete infiati dentro, ok. Non è mai un caso, no, che la gente arriva a queste cose. E, vabbè, penso che chiunque stia qui può dire di stare facendo qualche tipo di ricerca interiore, o qualcosa del genere, sì? Però vedo facce contrite. Sì, perché il ricercatore spirituale soffre sempre, vero? Si soffre tanto su sta roba qua. Ecco, la sofferenza è una delle cose che William Samuel ci insegna a trascendere, ok? Non eliminare, non si elimina la sofferenza, questa è la grande chiacchiera che vi raccontano i belli busti della spiritualità, no? Fai questo e smetti di soffrire. In realtà no. La vita rimane quella che è, più o meno, ovviamente con tutti i bonus che vi dà questo tipo di lavoro, che lui indica. E chi fa un percorso spirituale, un percorso di ricerca interiore, normalmente passa per tutta una fase che può durare anche tutta la vita, nella quale cerca le soluzioni ai problemi, giusto? Cioè, se tu inizi un percorso, normalmente lo fai perché stai male. Se stavi bene, non inizi il percorso, stai bene, giusto? E si imbatte in tutta una serie di cose, non facciamo nomi, anche se sarei molto tentato, perché io le ho fatte tutte, ragazzi, di materiale, sta roba qua, dove vi si cercano di fornire conoscenze, tecniche, metodi, libri, pratiche, tutta una serie di cose che funzionano, funziona tutto, ragazzi, dalla legge di attrazione fino a, non so, ditemene una, lavori con l'energia, le faccio tutte, le insegno tutte, ce le so tutte. Problema. A un certo punto, se una persona è seriamente motivata a fare questo tipo di ricerca, sono buffo con questo coso in mano così? Sì, sono abbastanza buffo, vero? E, se una persona è abbastanza motivata, ossia se non smette, il grande segreto di, per arrivare a qualche tipo di risultato nella ricerca interiore, il grande segreto è non smettere mai di chiedersi il senso di quello che accade. Questo è l'intento primario di chi cerca, no? Però tocca pure trovarlo ogni tanto, o sto senso, non è che cioè, non si può stare tutta la vita a cercare. E arriva un punto in cui ti rendi conto, quello che è successo a me e a tanti altri prima di me, che quello che hai fatto fino a quel momento serviva soltanto a migliorare le condizioni esteriori della tua vita, ma faceva poco o nulla per quelle interne. Facciamo un esempio: tu hai un grande desiderio, usi tutta una serie di tecniche magiche, mistiche, metafisiche, energetiche, che funzionano e sulle quali ormai è tutto in chiaro sui libri, non ci sono più segreti in quest'epoca, le fai quelle cose e ti funzionano e realizzi il tuo desiderio. Dopo 10 giorni che hai realizzato quel desiderio di una vita, tu stai come stavi prima, ti passa subito, è vero o no? O quasi subito, se non è 3 settimane, un mese, se non è un mese, un anno, però poi ricominci a cercare qualcosa. E quella dukkha, come la chiamano i buddhisti, quella insoddisfazione di fondo, non la puoi risolvere attraverso le cose esterne. Puoi avere tutto. Non so se avete visto Jim Carrey, che fine ha fatto. Jim Carrey si è illuminato, dice di essersi illuminato, poi essendo Jim Carrey non si capisce mai se sei illuminato o se sei un pazzo completo. Però dice una cosa molto intelligente, dice: io ci ho avuto tutto dalla vita e quel tutto non mi ha reso felice. Quando ho trovato questa cosa, allora ho trovato anche la felicità, che è quello che dice anche Samuel. Quindi perché sono importanti i libri di Samuel? Perché rappresentano, per me hanno rappresentato quel punto di svolta dove io ho smesso di cercare le soluzioni ai problemi esterni, ho smesso di cercare di migliorare il sogno, come si chiama questo qua, Maya, che si può fare, e ho cominciato a cercare di trovare il nucleo centrale del motivo, del senso della vita, più che cercare di fare cose a caso. E mi è successa la mia prima esperienza di questo tipo, di quelle che lui racconta qui, cioè quelle che lui chiama i glimpse, o lo stato naturale dell'essere, o quello che qualcuno chiama illuminazione, ma a me non è che mi faccia impazzire come termine, perché non c'è illuminazione. C'è uno stato naturale, che è quello in cui dovremmo stare sempre. Mi è successo la prima volta proprio leggendo uno dei suoi libri,
che è il prossimo che pubblichiamo. Sono entrato in quello stato là, leggendo una cosa che scriveva lui. E sono rimasto in quello stato per, penso, parecchio tempo. Che cos'è quello stato? E che cosa si sta dicendo William Sowell? Quello stato, quella condizione della coscienza, vi viene data in qualche modo quando smettete di fare tutto ciò che fate per allontanarla. Cioè tutte le vostre ricerche, domande, questioni, studi, tutto quello che fate interiormente ed esteriormente per trovare la verità vi allontana dalla verità. La verità si accede, perché la verità è sempre qui, non è che ce ne siamo mai allontanati, sta sempre qua. Il problema è che noi siamo impegnati nello sforzo, nell'abitudine di cercare sempre qualcosa, perché non riusciamo a credere che la verità sia semplicemente questo qua. Lui, quello che non fa altro che Samuel ripete sempre le stesse cose su tutti i libri, sono tutti bellissimi, ma sono sempre la stessa cosa. La verità, la coscienza, Dio, sta roba qui, come vuole, sta già qui, non sta da un'altra parte. Non devi fare uno sforzo per arrivarci. Questo te lo fa stare, questo fa stare antipatico Samuel a tutti quelli che fanno percorsi strutturati, e io ne ho fatti di ogni, ragazzi, ditemi un corso strutturato, ho fatti tutti: scuole esoteriche, sette, gruppi, metodi, pratiche, iniziazioni, controiniziazioni, poi sono andato da quelli per farmi le mani iniziazioni, l'ho fatte tutte, ma non ci arrivavo a quello stato lì. Arrivavo a tante cose: poteri, capacità speciali, l'energia, le forme pensiero, i simboli, i sigilli, l'evocazione, fa tutto fico. Non arrivavo mai a quello. Quando ci arrivi a quello? Ma che cos'è quello, soprattutto? Quello lì, di cui parla lui, è una condizione in cui tu a un certo punto ti rendi conto, come è sempre stato, che te non sei un corpo, una mente, un po' di emozioni, quattro ormoni, magna e beve, non sei solo quello. Quello lì è un pezzettino, è una condensazione di un fatto molto più vasto che chiamiamo coscienza, in cui siamo tutti quanti immersi, non è che ci siamo solo dentro, noi siamo parte di questa cosa, e questa cosa non si può cambiare, è così dalla vostra nascita alla vostra morte, sempre così. Ed è quello che stiamo veramente cercando, perché quando siamo in quello stato, cioè quando riusciamo quando riusciamo a smettere di fare tutta quella serie di cose che ci allontanano da quella consapevolezza, detta bene finalmente, cioè quando ritiriamo tutte le attività interiori che ci identificano e ci legano a una storia personale, a un corpo, a una mente, a una definizione di noi, le dobbiamo proprio ritirare, sono abitudini. Ramana Maharshi, di cui abbiamo... Ramana Maharshi, sapete chi è Ramana Maharshi, vero? No, studiate per i poteri, ragazzi. Ramana Maharshi è, diciamo, è uno dei padri dell'Advaita Vedanta, è un grande saggio che dava una pratica, e poi parliamo di questo perché questo è importante, dava una pratica ai suoi discepoli, e Ramana Maharshi diceva proprio questo, ti faceva semplicemente chiedere chi sono io. Cioè tutto l'insegnamento di Ramana Maharshi si è condensato in una pratica che adesso si chiama Self Inquiry o Atma Vichara, che però nell'Occidente è stata tradotta in un fatto mentale. Cioè chi te fa fare l'Atma Vichara oggi ti fa fare tutta una serie di domande: chi sono io, quali sono i miei pensieri, io non sono questo, io non sono quello. Ma non è un'attività mentale lo stato della consapevolezza, e William Samuel te lo dice, non ci arrivi qua, semmai ci arrivi qua col sentire. E se scopri, quando io leggevo i libri di Samuel, poi vi racconto come l'ho scoperto Samuel, perché è bellissima la storia, quando sono passato a questa fase di ricerca, diciamo, di quello che si chiama lo stato dell'essere, l'assoluto e queste cose qua, sono stato contattato per vie traverse da un insegnante di una roba che si chiama percorso diretto, che è questa roba qui, cioè un percorso che si prefigge di portarti a quello stato senza step intermedi, te ci buttano proprio dentro. E questo mi scrive,
non mi ricordo per quale motivo ci eravamo scritti, e mi dice: guarda, tu sei pronto per fare il percorso diretto? Io dico: chi è? E molto lo dico io, e mi manda tutta una serie di testi, tra cui c'era un testo con degli estratti di Samuel in americano. Lui scriveva queste raccolte di testi prese da vari autori, tra cui c'era William Samuel. Io leggo questo libro, William Samuel era il primo citato, un libro delle 400 pagine, leggo una frase di William Samuel, mi parte qualcosa, vado su internet e mi compro i libri di Samuel, e ho smesso di fare il percorso diretto con questo qua, perché mi parlava. Le cose che vi servono vi parlano, cioè quando tu devi capire cosa fare, che libri studiare, che percorsi fa, basate su quello che senti e non su quello che pensi di dover fare. Scopro Samuel e compro i libri, poi ho fatto con loro tutta una serie di procedimenti super tecnologicamente strategici per cercare di fargli pubblicare, ci siamo riusciti, e scopro che Samuel sostanzialmente, a un certo punto scopro che Samuel era stato un allievo della Panama Archie. Si è scoperto dopo anni, perché la tizia che è la tenutaria dei diritti, Sandy Jones, che ci saluta a tutti, c'aveva una corrispondenza molto fitta con William quando era ancora vivo, scoprono una lettera in cui lui dice, sui libri, su alcuni dei libri è indicata questa figura di questo maestro indiano da cui lui era stato, e se leggete Samuel e leggete Marci, la sentite quell'energia lì? Io la sentivo, dicevo: mazza, sembra la mano Marci americano. Era stato un suo studente, non so per quanto tempo, però veicolava lo stesso messaggio, lo stesso identico messaggio, solo che il Marci ci arrivava attraverso tutta una serie di, diciamo, costrutti induisti, con tutta quella tradizione lì, anche con un po' di troppa religiosità, che a noi ci sta un po' di troppo. William Samuel blasta via tutto quello che sono le religioni, le credenze superstiziose, e dice semplicemente come si fa. Per un occidentale, una persona normale, non ti dice di andare in una caverna a meditare 10 ore al giorno col guru, prostratte, fa 12.000 asana, sastra, mantra e castra, no, ti dice semplicemente che devi imparare a fare uno spostamento della tua identificazione, da questo a questo, e te lo dice per tutti quanti i libri. Ora, la cosa importante di questo piccolino che abbiamo pubblicato adesso, che è sicuramente meno, chi l'ha letto superficialmente ha detto: ma guardate, Samuel è quello meno bello, oggettivamente, mi piace di meno, no? E io, una delle cose che ho fatto nella mia vita è stato che io ho studiato Zen da ragazzino, ho fatto Zen con un maestro per un po' di tempo, e lì ho cominciato a vivere le prime esperienze, diciamo, mistiche. E lo Zen, tra le varie pratiche che c'ha una pratica che si chiamano i koan. Sapete cosa sono i koan? Chi è che lo sa? Ah, beh, no, ma come? E quindi vi posso raccontare qualsiasi stupidaggine. Il koan è un poema impossibile, è un paradosso che vi viene offerto per portarvi al di fuori della mente, in quello stato, no? E io a 20, mi ricordo quanti anni c'avevo, mi fu dato questo koan, che ancora ricordo ancora oggi, dove mi partì quello stato la prima volta. E il koan era, io quando facevo Zen ero un secchione, perché studiavo tutti i sutra, sapevo tutto, no? Quindi stavo sempre con la mano alzata, poi ero molto egocentrico da ragazzino, anche adesso un po', però prima molto di più, stavo sempre con la mano alzata. E quindi questo sarà tipo anche un po' rotto cazzo, no? Perché sapevo tutte. A un certo punto mi fa, io alzo la mano, lui mi guarda e mi dice: se hai qualcosa da dire, taci, se non devi dire niente, dimmelo subito. Questi sono i koan. E lì mi è partito qualcosa, non vi so dire che cosa, ancora oggi non ho capito come ha fatto, oltre che per farmi star zitto, ma ha buttato fuori dalla mente. Ecco, i koan funzionano così. Ora, per arrivare a comprendere un koan, normalmente, cioè a risolvere un koan, normalmente ci vogliono anni di meditazione. Io ci ho avuto fortuna lì, vedete che pure la coscienza cosa mi si era rotta di vedermi sempre questa mano alzata, e mi hanno dato un calcio. Ci vogliono anni di meditazione. Allora, questo libro, come tutti i libri di William Samuel, è un koan. Sono tutti koan. Quindi, noi viviamo in una società occidentale che va ad accelerare sempre di più, no? Noi siamo
malati di fretta. Quindi tu leggi un libro, ah figo, non ho letto, mo mi compro il 2, poi il 3, poi il 4, ma non hai digerito nulla di quello che hai letto, mai, difficilmente. Io ci sono libri che ho letto tipo 20 volte, tipo Il Corso dei Miracoli, Not Time for Karma, sti libri pure che pubblica Spazio Interiore, i miei. Questo qui, dentro qua, c'è racchiusa, non vi dico dove, non vi dico come, ci sono racchiusi una serie di trucchi Jedi che fanno capo esattamente a quello che Ramana Maharshi chiamava la self-inquiry. Cioè qui dentro vi spiega come si fa. Solo che se lo leggete superficialmente, se lo leggete così, lo leggo, l'ho comprato alla fine del libro, me lo so portare a casa, ieri l'ho letto, sì vabbè caruccio, insomma. Non lo beccate così. Questo lo dovete leggere 20-30 volte fino a spaccarvi la testa a cercare di capire che cosa cacchio vi sta dicendo. Allora ci arrivate. Sto spiegato? E quanto vi sale la noia, vi sale oddio, perché sì, è un po' pedante a volte. Cioè, per esempio, io ho rivisto, prima di venire a fare questa presentazione, mi sono rivisto le 5 ore dell'ultimo seminario che ha fatto prima di morire. Tra l'altro ha fatto questo seminario, se volete poi ne parleremo un giorno, lo facciamo e lo traduciamo in diretta, che è bellissimo. Lui ha fatto questo seminario, l'ultimo, che mi ha mandato Sandy, qualche settimana dopo aver avuto un infarto o un ictus, non ricordo se un infarto ci aveva avuto, quindi era devastato fisicamente, non riusciva a parlare, non gli uscivano le parole, si dimenticava le cose ed era sempre col sorriso. È Samuel il folletto, e parlava, e tu vedi che mentre parla si carica, no? gli parte l'energia, e dentro questo seminario lui comincia a parlare di questa cosa con cui lui era fissato, che la ripete pure qui fino allo sfinimento: il principio della matematica. Mo ve lo spiego. Cioè la differenza che c'è tra l'essere, la realtà, la coscienza, e questa cosa in cui siamo immersi e di cui facciamo parte, e le sue forme, cioè siamo noi, questi che stanno qua, tanti ragazzi, la differenza è la stessa che intercorre tra il principio della matematica, il principio generale della matematica, e le somme, le sottrazioni, le moltiplicazioni, le divisioni e i numeri. Cioè, lui dice, se io non sto lavorando con le somme e con le sottrazioni, non è che il principio della matematica non esiste, esiste sempre. Dovunque vai, se fai 2 più 2 ti viene 4, giusto? O meglio, in questo mondo qui. È un principio naturale, giusto? L'essere è la stessa cosa, non è che se tu non te ne accorgi non c'è. E non è che se tu ti percepisci come separato da questa cosa, allora vuol dire che questa cosa non c'è. L'intelligenza spirituale inizia nel momento in cui noi riusciamo a percepire al di sotto delle scritture, dei libri, dei manuali e di tutto quello che vi viene veicolato come spiritualità, al di sotto c'è un segnale. Lui li chiamava, Samuel, gli overtones. Mi scriveva così, scriveva in overtones, diceva: io scrivo della roba, ma non è quello che scrivo le cose importanti, è quello che vi sto di sotto, cioè quello che nella psicologia del profondo si chiamerebbe il simbolo, no? L'archetipo. Che ci sta là sotto? Quando leggete questo libro, o se li prendete anche gli altri, specialmente io personalmente, ecco, consiglio questi due, che sono il primo e l'ultimo. Quando leggete queste cose, cercate di percepire attraverso il sentire e non attraverso la mente ciò a cui cerca di portarvi, perché non so come cacchio ha fatto questo vecchietto, ma ci è riuscito a fare cose che a mio parere neanche non so, neanche Tolle ci è riuscito, ma neanche Ramana Maharshi ci era riuscito. Voi leggete oggi i discorsi di Ramana Maharshi e non ci capite niente, e personalmente io ho letti 4 volte. Leggi Samuel e lo capisci, ci arrivi. Quanto tempo c'ho? Perché se comincio a parlare alla fine, ragazzi, ma ancora 25 minuti. Oh, c'ho 25 minuti. Allora, se volete, in questi 25 minuti, per renderli utili, per non mandarvi a casa senza niente, vi dico, provo a farvi, non dico sperimentare perché sarebbe un po' arrogante da parte mia, però provo a iniziarvi su questo percorso. Cioè vi do un trucco Jedi
Io sono fissato con Star Wars, scusatemi, purtroppo c'ho scritto un libro. Vi do un trucco che io ho usato con grandi, grandi risultati per cominciare a preparare il vostro sistema psichico al verificarsi di quello stato. Non è che con questo trucco che vi do ci andate subito, però questo prepara il terreno. Soprattutto se fate questa cosa che vi dico, che dal punto di vista mio è una delle cose più difficili da fare in assoluto, ma se riuscite a fare questa cosa, anche solo ad accettare che si possa fare, comincerete a vedere un fatto molto curioso nelle vostre vite. Le vostre vite inizieranno a mettersi a posto in un modo, diciamo, soprannaturale. Io non credo più al soprannaturale, perché la coscienza è una realtà, non è soprannaturalità, però famo che è soprannaturale, così vi incuriosite, volete sapere. Lo volete il trucco? Oh, 600 euro ve lo dico. Allora, funziona così. Chi di voi conosce Eckhart Tolle o questi personaggi che parlano di presenza? Non so, Salvatore Brizzi, Greg Goodall, Francis Lucille. Ok. Io ho studiato con la moglie di Francis Lucille, un periodo. Laura Lucy. Se voi volete cominciare ad entrare in quello stato e a mettere a posto le vostre vite secondo un principio che non è materiale, cioè lasciando agire quel qualcosa che io chiamo spirito, dovete iniziare ad addestrarvi a fare questa cosa. Allora, primo, guardate quante volte al giorno quello che vi accade fuori di voi o anche dentro di voi vi suscita un giudizio positivo o negativo, no? Questo mi piace, questo no. Questa è una Ramana Maharshi le chiamava le vajanas, le tendenze inconsce che creano attaccamenti o avversioni, e gli attaccamenti e le avversioni sono quella palude che vi tiene stuck, ma mi viene in inglese, vi viene bloccati nel cosiddetto karma, che non esiste il karma, ragazzi, ho scoperto. Non esiste il karma. Esiste una tendenza inconscia a far succedere sempre le stesse cose. E un sacco dei maestri forti con cui mi sono confrontato sono d'accordo con me, ma sta cosa non si può dire, sennò si incazzano tutti gli induisti. Ma il karma non esiste. Il karma è legato al senso dell'ego. E lo diceva pure Ramana Maharshi sui suoi discorsi, quindi già siamo a 3, lo dico. Allora, come si esce da sta roba? Come si esce da sta roba? E lui lo dice su tutti i libri: ritirate tutti i giudizi su quello che vi accade. C'è quella famosa favola cinese che si chiama "Il signor Sai Wen ha perso un cavallo, non si sa se è bene o no". La sapete? No? Quello si perde il cavallo, gli dicono che sfiga, lui fa chissà. Poi gli ritorna il cavallo col figlio sopra. Ah, che bello, l'ho ritratto io. No, che bello, che fortuna. Chi lo sa? E poi il figlio viene chiamato a far militare. Cioè, il senso di questa roba è questa. Gli eventi che vi capitano, che dal punto di vista di chi fa come me il percorso diretto sono soltanto immagini, suoni e sensazioni all'interno della coscienza, come richiama lui, se voi li giudicate positivi o negativi, non gli permettete di esaurire il loro contenuto karmico, li trattenete in un certo modo, tenete le forme fissate in un certo modo e vi create un sacco di problemi in più di quelli che normalmente dovreste avere, giusto? E che succede quando smetti di agire il giudizio? A parte che per fare sta cosa ci vanno anni di lavoro, ragazzi, però voi cominciate già da quando uscite da qua ad osservare a quante cose mettete delle etichette: questo è bene, questo è male, questo mi piace, questo no. E quante cose voi dite a voi stessi: quello mi farà bene quando ce l'avrò, e quante cose dite a voi stessi: sto male perché non c'ho più quell'altro. Questo è il primo passaggio, guardare i giudizi e cominciare a metterci una pietra sola. Vi salva la vita questa cosa, ve lo dico, vi salva la psiche innanzitutto. Che non si tratta di smettere di fare valutazioni, attenzione, perché io so che già c'è qualcuno che stava per fare questa domanda, lo so, c'è sicuramente sempre corsi, non è che smetti di valutare,
smetti di cucire addosso a quella valutazione il senso della tua importanza personale, tutta l'emozione che ci metti. Quello è ridire al giudizio. Poi è chiaro che se uno mi sta a dare un cazzotto in faccia non mi metto a ridire al giudizio, tanto è tutto a posto, mi difendo, no? La seconda cosa che dovete cominciare a fare, dice Samuel, molto importante, è cominciare a vedere che tutto quello che percepite, compreso il vostro senso dell'io, io sono Andrea, quando dite io sono Andrea o io sono Carlo, Franco, Alessio, quello che state dicendo è la coscienza che io sono è abituata a identificarsi con tutta una serie di stimoli che sono solo suoni, immagini, sensazioni e pensieri. Punto. Se fate un onesto lavoro su voi stessi, prima o poi vi accorgete che, come dicono anche altri insieme a me, tu non esisti proprio. Tu non ci sei. E non è filosofia orientale. Quando cominciate a entrare in quello stato, ve ne accorgete. Io mi ricordo quando sono stato in quello stato lì per un bel po', che io andavo in giro e non riuscivo a percepire la differenza fra me e la macchina che guidavo, fra me e le cose che osservavo, fra me e la persona che avevo davanti o vicino. Ho fatto semplicemente queste due cose e poi ho letto i libri di Samuel, chiaramente. Vi sembra difficile questo? Sì? Sì? Perché è difficile? Tu che hai fatto sì? Non è naturale. Ci sarebbe, da metterci d'accordo su che cosa significa per te naturale. Come? Naturale, invece, questo stato che raggiungi in questa maniera è chiamato da chi fa il percorso diretto lo stato naturale. Quello che non è naturale, invece, secondo noi, è proprio questa abitudine di pensiero ossessivo compulsivo, questa abitudine all'identificazione con tutto, questo soffrire in eccesso sulle cose. Non è naturale, non è come siamo progettati. Quando tu nasci non sei così, non lo sei. Dopo ricevi tutta una serie di, diciamo, indottrinamenti e programmazioni che ti fanno diventare questa cosa con la quale ti identifichi e dici io sono così, io sono questo, no. Ma in realtà quello che sta alla base, la pasta di cui siete fatti, come dicono i miei spiriti guida, la pasta di cui siamo fatti non è sta roba qua. Questo è un costrutto, la personalità, il corpo, le abitudini, le tendenze, che si possono sfocare man mano che si lavora con questi sistemi, fino a percepirsi come un qualcosa di molto più grande, che è la coscienza. L'innaturalezza è la programmazione, la coazione a ripetere, l'abitudine a identificarsi con qualcosa o qualcuno. Quanta paura ci avete di morire, ragazzi? Da 0 a 10? Chi è che c'ha paura della morte? Ok. Sapete perché ci avete paura della morte? Lo sapete perché? No? Quanti anni c'hai tu? Sì? Quanti? 19, ma non ci ho mai avuto un pubblico così giovane. C'hai paura della morte tu? Sì? Noi abbiamo paura della morte perché crediamo che con la morte se ne vada tutta una serie di cose a cui siamo molto agganciati. Ok? Tipo questo corpo, tipo le persone che voglio bene, ok? Tipo le cose del mondo, pensiamo che finisca tutto, ok? Quando entriamo in quello stato e ci rendiamo conto che queste cose che crediamo esistere esistono, ma sono in continua evoluzione e trasformazione, e al di sotto di queste cose c'è questa coscienza che non finisce mai, e quando ci rendiamo conto che noi stessi siamo quella coscienza che non finisce mai, è fighissimo quando questo succede. Cioè, io sul mio libro, su Istruzioni 2, la chiamo la sensazione di esistere a prescindere, no? Chi è che l'ha letto Istruzioni 2? Nessuno. Andate adesso, andate giù e lo comprate allo stand G55, spazio interiore, costa pochissimo. La chiamo sensazione di esistere a prescindere perché tu senti chiaramente, senza ombra di dubbio, e non è un fatto mentale, che tu non finisci qui, che le cose non finiscono qua, al massimo cambiano stato. Il che non vuol dire che quando muore una persona non soffri o quando te lascia qualcuno non soffri. Però se sei nella coscienza di esistere a prescindere, o quello che lui chiama lo stato naturale dell'essere, tu quella sofferenza
la vivi come un fatto naturale e non come un fatto che ti distrugge la vita. E sentite, sentirete, se farete queste pratiche che vi ho consigliato, a un certo punto del vostro cammino, sentirete chiaramente, come a me succede spesso ormai, per fortuna, perché non mi sono illuminato del tutto, però ci passo in quelle fasi, sentirete il fatto che siete infiniti ed eterni. Infiniti ed eterni. Attenzione, non è che è infinito ed eterno Andrea, ma lui lo chiama il bugiardo, il billego, il bugiardo fin dal principio. Andrea quando muore finisce, no. Ma quello che attraverso Andrea percepisce il mondo, quello che attraverso Andrea vede tutta sta gente che non si aspettava che veniva, quello che attraverso Andrea ha tradotto i libri di Samuel, quella consapevolezza, come la chiama lui, che è ciò di cui siamo veramente fatti, quella non finisce mai, non è mai iniziata e non è mai finita. Ci starete sempre, raga. Metteteci una pietra sopra. Quindi tra 10 vite ristiamo qua a parlare di Samuel. Chiaro come funziona? E un'altra cosa che vi voglio consigliare, che è una cosa che ho fatto molta fatica ad accettare, è che non serve un percorso per arrivarci, come dice William Samuel. Ecco perché il percorso diretto sta sulle scatole un po' a tutti gli spiritualisti un po' più strutturati, no? Perché leva potere alle scuole, alle sette, ai gruppi. Ma Samuel ti dice chiaramente, ve lo dico pure io perché è così, puoi fare tutti i percorsi che te pare, puoi fare tutte le tecniche magico, mistico, energetico, sciamaniche che te pare, puoi fare tutti i lavori sul karma che te pare, positivo o negativo, sapete com'è la storia, no? Se c'ho troppo karma non me posso illuminare, mi devo reincarnare. C'era gente che veniva da me e diceva, senti, io voglio fare un lavoro perché questa deve essere la mia ultima incarnazione, come posso fare? Capito? Che ve frega se è l'ultima, se è la prima o se ce n'hai altre 10.000. Se stai in quello stato e sei felice, pure se non ti incarni più, ma sei felice, come consapevolezza, che te frega se è la prima o l'ultima? È importante. In una... quando cominciate a ragionare con l'infinito, ragazzi, e lui ve ci porta, ragionare con l'infinito vi dà un sollievo di fondo a tante cose. Tantissime. Per esempio, una cosa che mi sono accorto, la magia di questo approccio diretto, è che quando tu cominci a percepirlo, anche poco, perché c'ha dei gradi di percezione questa cosa qui, anche se è poco, tu diventi molto coraggioso, perché non c'è più paura di morire. Allora le provi tutte, le fai, tu fai tutte quelle cose che non pensavi di voler fare, accetti anche quelle cose che pensavi di non poter accettare, perché sai che continua qualcosa, che continuava già prima e continua dopo. Lui c'è bellissimo in quel video in cui parla della morte, no? In cui parla delle persone che non ci sono più, ma ci sono ancora. Ci stanno, diceva lui, stanno qua con noi, perché stiamo tutti nella stessa pasta. E lo diceva, un giorno ve lo faccio vedere, lo metto su Facebook o qualcosa, qualche pezzo ve lo metterò. Lo diceva con una tale naturalezza che si vedeva che non era artefatto, si vedeva che non stava a parlare di teoria. Così come quando leggete i libri suoi, Si sente che ci stava, si sente tanto, sentiva tanto. E basta, penso di avervi detto tutto. Spero che vi ho convinto a comprarlo, se no mi licenziano qua alla casa editrice. Ci avete qualche domanda, ragazzi? Dai, abbiamo qualche minuto finché non ci cacciano. Domanda, dai, una domanda. Domanda figa. Dai, c'era un dito, è il dito tuo, si è alzato. Era un tic. No, perché sennò ne approfitto io, eh. Vai. C'erla. Accidenti. Prego. Non riesco a farla. C'è la signora. Allora, il trucco degli oggetti. Il primo punto mi è chiaro. Il secondo, un po' meno. Ok, sì. Aspetta, magari ripeto la domanda. Non so se la diceva sta ragazza, diceva. Ti chiami? Gabriella. Ok, Gabriella diceva i trucchi Jedi per cominciare ad andare in quello stato. Il primo è cominciare a osservare quanti giudizi date a tutto quello che vi accade, positivo e negativo, e cominciare a interrompere questa abitudine, questa vajanas, ed è una fatica che non voglio raccontare. Il secondo trucco è cominciare
Se volete sapere esattamente come si fa, sta scritto sul libro mio in realtà, però non me voglio fare pubblicità. Dovete mettervi in una posizione in cui ogni tanto, ogni non so, 5 minuti al giorno ti siedi, la meditazione proprio, dove tu guardi e osservi tutto quello che senti, vedi, percepisci, pensi, tutto quello che accade, e lo classifichi, no? In una di queste cose. Immagini, pensieri, suoni, sensazioni, fenomeni. Non c'è un centro percettivo in realtà. Quel centro percettivo che si dissolve con il lavoro, che questo lavoro che vi sto indicando, quel centro percettivo che tu chiami io e che pensa di sé di essere il possessore della consapevolezza, non è nient'altro che un'abitudine mentale. Ed è terribile quando è bellissimo quando ve ne accorgete, terribile, ma bellissimo. Quindi devi cominciare ad allenarti a vedere tutto quello che ti passa attraverso, dentro, tutto quello che vedi, senti, pensi, come immagini, suoni, sensazioni, pensieri. Vedi che c'è solo quello. Il terzo step, che è quello pro, sarebbe quello di chiedersi a un certo punto, come faceva Ramana Maharshi, a quel punto te lo chiedi, ma chi è che sta a guardare tutta sta roba? Chi è che è consapevole di pensieri, suoni, sensazioni e parapà, parapà, parapà? Chi è? O come diceva il mio maestro, che se n'è andato qualche tempo fa, diceva, cosa è? Cosa è che guarda? Io dicevo, perché cosa? Cioè, perché già se ci metti un chi, già gli dai una forma umana, no? È Paxton, Paxton, come diceva sta cosa. Era fortissimo questa roba. Cioè, no, who, not who, what? Cioè, perché what? È perché non è un who, è un what. Ok? È il terzo step. Però questo lo fai dopo un po'. A un certo punto vi accorgete che c'è qualcosa dentro di voi, diciamo un'attenzione, chiamiamolo spazio di attenzione, che è svincolata da quello che accade, che rimane sempre serena. Un lago calmo, sotterraneo a tutto quello che vi succede. Pure se state male, io me ne sono accorto quando stavo male a livelli esorbitanti, nella top, nella cume di un dolore fortissimo, questa sensazione di certezza di esistere, di quiete. Che tra l'altro è quella che poi ti viene là e ti dice, tanto te la cavi pure stavolta, non ti preoccupa. Sempre. Che è quella che fa i miracoli poi, la coscienza. Quello è. Vale la pena provare a fare sto lavoro? Vale la pena, secondo voi? È difficile, cioè è più che difficile, è tanta roba, ma non è difficile. Il lavoro è banale, se puoi raccontare, ve l'ho raccontato più o meno qual è. Lui lo racconta molto meglio di me, ovviamente. Altre domande? Fiche? Io. Vai. No, aiuto. La domanda non è fica, aiuto. È proprio è di interesse personale basico. Tornando al primo trucco Jedi, comincia a guardare dove giudichi e classifichi. E c'è un sottotrucco Jedi per uscire dal loop? Ah, sto giudicando e quindi giudicarmi perché sto giudicando? Sì, ok, sì, chiaro. Conosco benissimo questa cosa qua. Questo che ha detto lei è il pericolo della non dualità nostrana. Nostrana, non so se vi occupate di spiritualità, cioè dove vanno a finire sul mentale, no? Ok? Cioè quello che dice non devi giudicare, no, però aspetta, stai giudicando il fatto che non devi giudicare. No, aspetta, ma chi è questo che ha detto che sto giudicando il fatto che non devo giudicare? E parte questo condominio di possessioni demoniache, ok? Dal quale non vi libererete mai, perché quello è ancora mente. È mente. Allora, sì, c'è un trucco. Ci abbiamo ancora qualche minuto? Sì. Ve lo faccio fa il trucco? Si chiama Campi, sta sul libro Istruzioni per Magherranti 2.0. Lo vogliamo fa? 5 secondi, vediamo se ci riusciamo. Si tratta di spostare l'attenzione, perché in quel momento, quando parte il condominio dei indemoniati dentro di te, che ognuno ha la ragione, no? Tu o sposti l'attenzione da quella roba lì, o se no non ne esci. Ma su cosa la mettiamo l'attenzione allora? Cioè, ma soprattutto che vuol dire spostare l'attenzione? No. Per esempio, se io vi dico, senza guardarla, pensate alla vostra mano destra, la riuscite a sentire? Se vi dico, pensate al vostro mignolo del piede sinistro,
Lo riuscite a sentire? Certo che sì. Quindi l'attenzione è sempre sotto il vostro controllo. Oibò. Sempre. Pure quando state a pensare una cosa brutta è sotto il vostro controllo, eh. Io tempo fa stavo a pensare a un pensiero nostalgico, bru, una cosa, no, quanto mi mancava una persona, e uno dei miei spiriti divini ha fatto: scusa, ma chi ti obbliga a pensare a sta cosa? E in effetti non ho saputo cosa rispondere. Perché siamo obbligati a pensare o a dare attenzione ai pensieri? Perché? Questo non è naturale. Naturale è che la vostra attenzione è sempre libera. Quindi adesso io vi chiedo di fare sta cosa. Facciamo questo piccolo esperimento, così vi mando a casa, faccio un mini seminario tutte le volte, non ce la faccio a fare la presentazione, basta. Lo facciamo? Guardate, osserva, mettetevi un attimo con l'attenzione rivolta al vostro interno e cominciate a valutare, proprio valutare quantitativamente quanto siete attivati a livello mentale, cioè quanta chiacchiera ci sta. Tanta, no? Già stai a pensare dopo, devo andare là, devo andare al bagno, mi devo pigliare il caffè, il panino 4 euro, sti ladri, mi devo comprare il libro di quei... No? C'è tutta sta roba qua, ok? Quindi la tua attenzione è tutta qua. Adesso io vi chiedo di espandere la vostra attenzione in questo modo, si chiama fare un campo, ok? Immaginate di sentire, non visualizzare, lasciate stare la visualizzazione, che sennò vi si casina Laura e tanto vi vedo se visualizzate, vi vengo là e vi frusto subito. Spostate l'attenzione a qualche centimetro sopra la vostra testa, cercate di sentire l'aria qui. Ok? Poi lo fate anche un po' davanti, anche un po' a sinistra, anche un po' a destra, anche un po' dietro e anche un po' sotto i piedi, nelle sei direzioni. La vostra attenzione la mettete nell'aria intorno a voi, è una bolla. Gli andini la chiamano il popco. C'è un collega andino qua. Ok? Tenete l'attenzione su questa bolla per qualche secondo. E ditemi cosa succede alla vostra attività mentale. Che è successo? Ma siete fatti una canna, ragazzi? Come? Ci avete avuto un secondo in cui non pensavate a niente? Sì. Sì? Quanti sì? Quanti no? Quanti non lo so? Lo rifacciamo? Questo campo può essere tenuto attivo sempre, senza controindicazioni di sorta. E questa è presenza. Mi espando sopra, sotto, non tanto lontano, c'è qualcuno che è arrivato fino a qua, non arrivate fino a qua. State là. Qualche centimetro, cioè cosa sto facendo? Sto spostando l'attenzione dalla mia attività mentale a un campo di coscienza, a un campo di attenzione un po' più espanso, per toglierla ai pensieri e per stare nel campo di consapevolezza, della presenza. Provate un po'. Bravi. Sentite quanto siete calmi adesso, vero? Si è calmato tutto? Sì? Vero? L'accelerazione del pensiero si è spenta un pochino? Sì? Quanti sì? Quanti no? Quanti no? Tu sei un caso clinico, adesso lo vediamo. Ah, sei arrivata adesso, perché tu? Ah, ok. Se non vi è successo subito è perché ci avete bisogno di un pochino più di allenamento su questa cosa. Questo è quello che io chiamo metodo yin, che è una cosa che mi sono poi inventato per fare questo lavoro. Chi è che ha alzato la mano? Sì. Diciamo pure di prestare l'attenzione al respiro, no? Io ho fatto un po' di mindfulness, quindi probabilmente... Sì, la mindfulness è vipassana. Questi sono esercizi di vipassana, però fatti sul corpo energetico. Sì. Dovunque spostate l'attenzione va bene. Io sul libro indico due luoghi sicuri dove mettere l'attenzione, che sono il campo e la sensazione di esistere, due soli. Per toglierla a che cosa? A questi pensieri ossessivi, tipo quando comincia il giudizio, il giudizio, il giudizio, il giudizio. Vi faccio fare la sensazione di esistere. Proviamo a sentire chi sono io. Veloce, poi mi cacciano via. Proviamo a farla? Che è quello di cui parla lui. Proviamo ad andarci direttamente, proviamoci, senza aspettative eccessive, ok? Però questo esercizio che vi do adesso, che sta anche sul libro mio,
è esattamente quello di cui parla lui, e non saprete mai se l'avete fatto bene, non saprete mai se l'avete fatto male, ma ogni volta funziona. Fino a che un giorno non lo capite che stava funzionando, capito? Mi sono spiegato? Chi sono io? La self-inquiry della mano a mano, ci si fa così. Vi chiedo, lo facciamo, cotta e mangiata. Sentite il corpo, ok? Guardate i pensieri, sentite la temperatura della stanza che è un po' caldina. Sentiamo il rumore del ventilatore qua dietro, tutta questa serie di fenomeni, ok? Adesso mettiamo l'attenzione su una mano, per dire la destra, su un piede, sul respiro. Vedete che l'attenzione è sempre libera, lo vedete o no? La potete mettere dove volete, voi siete quell'attenzione, ragazzi. E adesso vi chiedo per un momento di mettere l'attenzione sulla sensazione che vi dà l'essere voi stessi. Dite io, e poi provate a sentire cos'è io. E non è un pensiero, non è un'emozione, non è una sensazione corporea, è questa certezza che esisti. La sentite? Senti la sensazione che ti dà l'essere te stesso. E ditemi che vi succede. Come? Sentite una... Che vi è successo? Che vi è successo, ragazzi? Ditemi qualcosa. Successo qualcosa? Si è fermato tutto a un certo punto? Sì? Quanti sì? Vero? Quanti no? Quanti non lo so? Ok, ne faccio un'altra versione allora. Ricordatevi di un ricordo vivido di un po' di anni fa. Ce l'avete? Un bello, brutto, quello che è. Ok, adesso pensate a questo momento in cui siete in questa sala. Da quel momento a questo momento è cambiato tutto quanto, giusto? Tutto è cambiato. Ma una cosa è rimasta uguale, la certezza che esisti. Vero? La sentite? Sottile? Quella presenza? Quello è lo stato che cerchiamo. Costante. Ti è arrivato a te, vero? L'aura tua ha fatto... La sua aura si è accesa. Questo è... Difficile? No. Difficile è mantenerlo. Difficile è mantenerlo. Ecco a che serve il lavoro sulla personalità, il lavoro sull'ego, ridire i giudizi. Serve per mantenerlo quello stato di quiete. Quindi sì, servono anche le pratiche, ovviamente. Va bene, ragazzi, siete troppo rilassati. Direi che è stata la presentazione troppo rilassante. Abbiamo finito? Sì. Tempo sì, Andrea, grazie di cuore, grazie a voi tutti perché siamo andati oltre la nuvola. Grazie.